La Polkan su Harry e William, per nessuno al mondo due fratelli devono restare divisi. Anche la Polkan cerca di mettere pace tra i fratelli Windsor, per nessuna ragione al mondo due fratelli devono restare divisi. La Polkan si inserisce nella delicata disputa tra fratelli reali. E lo fa su Twitter. L'ex fan terribile di casa Agnelli ha pubblicato sul social network di proprietà di Elon Musk un appello a William e Harry di casa Windsor, nessuna ragione al mondo giustifica che due fratelli non siano uniti. Il tweet arriva a pochi giorni dall'uscita in Italia del chiacchierato Spare. Libro confessione di Harry che dovrebbe rappresentare la definitiva rottura con la Royal Family. Un tweet che risulta abbastanza sorprendente e che lascia aperto un interrogativo, perché spendersi per la famiglia reale? Qualcuno ha ipotizzato che Lapo sia coinvolto emotivamente da questa storia. In quanto anche lui in passato avrebbe avuto un rapporto abbastanza difficoltoso con la sua famiglia. Ad ogni modo, questo è stato il tweet di Lapo Elkan, non c'è motivo al mondo che giustifichi che due fratelli non siano uniti. È tempo per la pace, è tempo per l'amore, è tempo di rispettare le nostre radici. Il tweet di Lapo Elkan, al momento, ha realizzato quasi 100.000 visualizzazioni e numerose reazioni. I dissapori in famiglia ci sono sempre, scrive un utente, anche se dovrebbero essere messi da parte finché c'è tempo per le di saggezza sul profilo di Lapo. Si chiama Spare. Il minore in Inghilterra ha già fatto parlare tutti i tabloid. In Italia ci arriva grazie a Mondadori, in libreria sarà solo dal 10 gennaio 2023. I paratesti presentano questo libro come una pubblicazione epocale. Pagine dense di analisi e rivelazioni che sono il frutto di un profondo esame di sé. A Fanpage It, Antonio Caprarica non ha speso ottime parole per Harry e per la sua consorte. L'occasione era l'uscita della docuserie Harry e Meghan. Comincio a pensare che non abbiano torto quelli che sostengono che sia manipolato dalla moglie. Che è evidentemente molto esperta e molto accorta alla comunicazione. La cosa che mi colpisce è il disegno preordinato. Una volta che hanno vuotato il sacco sui Windsor, non vedo cosa possano dire più di quello che hanno già detto. Ripetuto e ricicciato. Dovranno campare della rendita di questi colpacci, perché non credo che il loro contributo nella storia mondiale prometta di essere particolarmente rilevante.